L'AIFA 2017 è un'altra delle novità lanciate oggi proprio alla vigilia, il Moto X4, beh, insomma è un Moto X molto diverso dall'originale di qualche anno fa, molto più piccolo tra l'altro nelle dimensioni e diverso anche nelle prestazioni. Allora, il dettaglio fondamentale che vi mostro è quello della fotocamera posteriore con due sensori, uno da 8 megapixel con apertura ampia e uno da 12 megapixel. La fotocamera è proprio uno degli elementi importanti di questo telefono, che ha a bordo ovviamente Android 7.0, vedete essenzialmente l'aspetto come sempre vicinissimo allo stock che Motorola presenta. Siamo abituati insomma ad un software che, come vedete, è assolutamente semplicissimo, però ci sono alcune aggiunte importanti, ad esempio il Wireless Sound System che vi permette di utilizzare questo prodotto collegato addirittura a quattro terminali di riproduzione musicale contemporaneamente. Avete visto adesso inavvertitamente quello che è successo, ovvero il fatto che sia partita Alexa, perché all'interno di questo telefono c'è proprio l'assistente virtuale. Vedete, ho chiamato Alexa con la mia voce ed è arrivata subito a rispondere al mio comando. Non è il solo assistente virtuale, perché c'è anche il Google Assistant, ovviamente in questo caso in lingua inglese, ma proprio oggi Google ha annunciato che da oggi c'è il supporto per la lingua coreana, arriverà nei prossimi mesi anche quello per l'italiano e per lo spagnolo. Allora, il telefono ha un aspetto che richiama ormai quello che è, diciamo, il design iconico di Motorola, con questo disco molto, diciamo, vistoso sulla parte posteriore, come detto, con la doppia fotocamera. A proposito di doppia fotocamera, giriamo per vedere alcune delle funzionalità, perché allora ci sono diverse cose. Intanto, come detto, il doppio sensore, vedete, con la diversa ampiezza di ripresa, 12 oppure 8 megapixel. E poi torno ancora alla fotocamera per farvi vedere le modalità di utilizzo, perché avete una modalità che si chiama Spot Color, che vi permette di scegliere un colore e di evidenziarlo. Professional Mode per controllare esattamente tutto quello che voi volete fare come esposizione, ovviamente come apertura, quindi tutti i dettagli tipici di una fotocamera. E poi il Depth Enable, questo è molto interessante perché vi permette di scegliere se mettere a fuoco la parte frontale oppure la parte posteriore della fotocamera. C'è una cosa molto carina che è quella, ad esempio, dei filtri. I filtri, ad esempio, possono essere anche, vedete, questi sono i filtri per le facce, con la possibilità di aggiungere in pratica disegni e dettagli alle facce che voi riprendete. In questo caso non c'è un viso ripreso, quindi non lo farà. Dovrei girare il manichino, ma mi picchierebbero i 12 se lo dovessi fare per mostrarvi come funziona. E poi altro dettaglio invece, vai, questo software preliminare, quindi normale che si fermi, altro dettaglio è quello anche, secondo me, molto interessante del filtro bianco e nero. Quindi potete essenzialmente scegliere una parte della vostra fotografia che rimane colorata, tutto il resto viene riportato in bianco e nero. Un display di buona fattura, di ottima leggibilità, tra l'altro vedete anche l'angolo di lettura è veramente ottimo, forse troppo. C'è il rischio che il vostro vicino in metropolitana si legga tutti i messaggi che state riportando su WhatsApp. E poi apro la parte moto per farvi vedere alcuni altri dettagli. Il prossimo che dice ancora quella parola lì che richiama la signorina di Amazon, lo picchio. Allora, Moto Key è quella che permette di memorizzare tutte le password dei PIN, sono i codici di accesso alle aree private, anche di siti internet, e che potete ovviamente sostituire con il tocco del sensore dell'impronta digitale, che è qui nella parte inferiore. E poi le Moto Action, quelle che ormai conosciamo molto bene, il Moto Display per avere tutte le informazioni di controllo ovviamente del telefono, quindi le notifiche ad esempio che arrivano anche quando il telefono è spento, visibili appena lo si muove o ci si avvicina. E poi il Moto Voice, che però sapete non funziona in italiano. Insomma, è un telefono completo. Ne approfitto per mostrarvi anche la presenza della radio FM, un telefono completo, processore Snapdragon Octa-Core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria a bordo, fotocamera
telecamera frontale tanto da 16 megapixel per selfie che vengono definiti perfetti. Vedremo tutti gli altri dettagli, poi le caratteristiche, quando incontreremo questo telefono da vicino nei prossimi giorni. Potremmo tra l'altro provarlo, penso, abbastanza presto, perché arriverà alla fine del mese di settembre. In Italia il prezzo sarà di 449 euro. Ciao da Berlino.